Manca pochissimo! Con Just Eat a UEFA Euro 2020 quest'anno ce la portano a casa! La cena? Anche! Con Just Eat ordini online dai tuoi ristoranti preferiti e in più puoi vincere ogni giorno biglietti per le partite di UEFA Euro 2020. Scarica l'app! Concorso valido fino al 20 giugno 2021. Termini e condizioni su justeat.it. Bentornati a 442. Vi stanno piacendo questi europei? Preparatevi perché oggi tra europei, Coppa America e calciomercato facciamo una scorpacciata di calcio. 442. Quello che verrà sarà il meglio. Così ha risposto Cristiano Ronaldo alle domande sul suo futuro prima della partita contro l'Ungheria. Restare alla Juve o andare via non è la cosa più importante adesso, ha anche aggiunto il campione portoghese, facendo subito scattare l'allarme tra i tifosi juventini. Il suo futuro potrebbe essere al Paris Saint-Germain, ex squadra anche di Gigi Buffon, che quasi 30 anni dopo sarebbe vicino a un tanto clamoroso quanto romantico ritorno al Parma, dove tutto iniziò il 19 novembre 1995 contro il Milan. Con la vittoria per 3-0 del Brasile contro il Venezuela, domenica notte è partita anche la 47esima edizione della Coppa America. Brasiliani che sono i grandi favoriti del torneo, già vinto 2 anni fa. All'Argentina invece non basta un gol di Leo Messi per battere il Cile. Anche la Coppa America, come gli europei, terminerà l'11 luglio. In questi giorni sono successe diverse cose curiose. Innanzitutto non è partito nel migliore dei modi l'europeo per i giocatori juventini. Dopo l'autogol di Demiral in Italia-Turchia, anche Szczęsny è stato protagonista negativo di un'analoga situazione nella sconfitta della Polonia contro la Slovacchia. È di Patrick Schick della Repubblica Ceca il gol fino adesso più spettacolare degli europei. L'ex attaccante della Roma ha scavalcato il portiere della Scozia Marshall con un pallonetto da 50 metri, segnando il secondo dei due gol che lo proietta ai vertici della classifica marcatori del torneo. Con i suoi 17 anni e 349 giorni, Jude Bellingham del Borussia Dortmund è diventato il più giovane calciatore ad esordire in un europeo, nella sfida vinta dall'Inghilterra contro la Croazia. Battuto il precedente primato di gioventù che apparteneva all'olandese Jetro Willems, 18 anni e 71 giorni, agli europei di Polonia e Ucraina nel 2012. Ed è il polacco Krychowiak la prima espulsione al 62esimo della partita Polonia-Slovacchia, vinta da questi ultimi grazie al gol decisivo dell'interista Skriniar. Sera alle 21 torna in campo l'Italia allo Stadio Olimpico dopo l'ottimo esordio contro la Turchia. Se l'Italia dovesse vincere contro la Svizzera potrebbe già qualificarsi per gli ottavi di finale, se il Galles non vincerà contro la Turchia. Proprio per questo il CT Mancini è intenzionato a riconfermare in blocco gli 11 che hanno vinto all'esordio contro la Turchia, con l'unica eccezione di Di Lorenzo che dovrebbe prendere il posto di Florenzi. Formazione degli azzurri che dovrebbe quindi essere Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile e Insigne. E allora, che dire, forza azzurri! E adesso che hai ascoltato le ultimissime, ordina e vinci con Just Eat, partner ufficiale di UEFA Euro 2020. Puoi vincere ogni giorno biglietti per le partite di UEFA Euro 2020. Scarica l'app. Concorso valido fino al 20 giugno 2021. Termini e condizioni su justeat.it.